Una vera macchina da guerra, quella che sta mettendo in campo l'apparato elettorale del Partito Democratico in provincia di Salerno, quello che fa capo tutto al governatore della regione Vincenzo De Luca. Consapevole di combattere forse l'ultima grande battaglia, l'ex sindaco di Salerno ed ex parlamentare, che soprattutto negli ultimi anni non ha mostrato remore nel manifestare il suo dissenso verso la conduzione nazionale del partito di provenienza, è pronto ad una vera e prova di forza. Sovvertire tutti i sondaggi e i pronostici della vigilia e dimostrare la potenza elettorale che dovrà garantire in primis al figlio Piero una riconferma in Parlamento, ma anche dimostrare ai vertici verso i quali è così poco ossequioso che in campagna lui fa sul serio, che il suo sistema politico funziona e che raccoglie ancora i suoi frutti. È per questo che ha chiesto a tutti i suoi uomini migliori di essere della partita. Così nell'agro nocerino sarnese, determinante serbatoio di voti, potrebbe essere giocata la carta Luca Cascone, consigliere regionale fedelissimo del presidente, con origini paganesi ed amicizie nocerine, ma si fa il nome anche del past president di Confindustria Salerno, Mauro Maccauro. Diversi poi gli amministratori della cosa pubblica in campo, sindaci, consiglieri comunali e regionali. Per tutti la segreteria nazionale del Partito Democratico sarebbe chiamata a concedere una deroga rispetto al deliberato dell'ultima direzione nazionale, dove è stato stabilito di non candidare sindaci o consiglieri regionali. Della partita potrebbero esserci Franco Picarone, Franco Alfieri, l'ex senatore Alfonso Andria, nome spendibile per accreditare il centro-sinistra salernitano, che potrebbe correre contestualmente all'ex genero Federico Conte, deputato uscente di Articolo 1. L'accordo sui collegi sarà complicato. Diciamo, tra le liste che compongono la coalizione, l'accordo si sta facendo. Avete sicuramente sentito dell'accordo con Calenda. Verrà fuori nelle prossime ore l'accordo con Sinistra Italiana e Verdi, che riguarda appunto i collegi uninominali, quelli che sono in comune. Ciascuna lista invece deciderà i propri candidati nei collegi proporzionali. Nella lista Italia Democratica e Progressista i collegi proporzionali verranno suddivisi tra Partito Democratico, Articolo 1 e Partito Socialista. In questi giorni abbiamo letto delle indicazioni del Partito Democratico, che sicuramente avrà la quota maggiore. A Roma invece, nella settimana prossima, si troverà l'equilibrio della partecipazione a questi collegi dei candidati di Articolo 1. Bisognerà concentrarsi sulla proposta dei partiti nei quali ci si riconosce e sui candidati del territorio che più si riconosce. L'esigenza fondamentale della politica è tornare a selezionare la classe dirigente dal basso. Per questo io ho sostenuto in tutte le occasioni in cui mi è stato possibile l'esigenza di una legge proporzionale. Ognuno vota il partito nel quale si riconosce e delle preferenze. Ognuno scrive il nome del candidato in cui crede, che salda in quel momento col proprio elettore un patto di fiducia. Elettori ai quali deve dare poi il conto della sua attività, un conto che da troppi anni i parlamentari non danno, e questo è uno dei problemi principali del Paese e della svalutazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari. La confusione poi è acuita dal fatto che i collegi sono assolutamente cambiati. Facciamo un esempio: l'Agro avrà nel suo collegio, in uno dei collegi proposti, Torre Annunziata. Mi sembra che qui veramente si esce fuori dal normale, dal naturale. Beh, ancora peggio di quello che dici tu, perché l'Agro praticamente per metà, la parte più alta, sarà nel collegio senatoriale di Napoli Sud. Quindi per il Senato i cittadini dell'Agro si divideranno in due. Sono collegi che ovviamente adesso eleggono meno deputati e quindi sono più grandi, con una dispersione del rapporto tra cittadino e candidati ancora maggiore. È una campagna elettorale molto difficile quella che ci aspetta, nella quale bisogna chiarirsi bene sulle proposte innanzitutto di centrodestra e di centrosinistra, nei contenuti, per quello che più interessa al Mezzogiorno d'Italia, che ci deve stare a cuore perché è la parte più sofferente del Paese, come ancora una volta ci segnala con dati molto allarmanti la Svimez. E poi per i candidati, mandare in Parlamento cittadini e politici che rappresentino davvero gli interessi dei nostri territori è una priorità. Abbiamo sperimentato in questa legislatura che per i meridionali votare movimenti nazionali, penso al Movimento 5 Stelle,
che pure si fanno portatori di istanze generali, ma che non hanno o non hanno avuto una classe dirigente capace di rappresentarle, significa un po' disperdere il proprio voto. Votare i propri rappresentanti che si conoscono, si sa chi sono, cosa fanno, cosa hanno fatto per vivere, che lavoro svolgono, come hanno interpretato il loro mandato elettorale è fondamentale. Quella scelta però è stata necessaria, Mattarella ce l'ha indicata come un atto di grande responsabilità e a me è parso un atto di grande irresponsabilità quello delle forze politiche che nel pieno dell'estate, quando ancora la pandemia è in corso perché il Covid non è scomparso, con una crisi economica che ci consegna un'inflazione a due cifre come mai negli ultimi 30 anni, mandare a casa questo governo è stato un atto di irresponsabilità, che si sono intestati innanzitutto il Movimento 5 Stelle, che ha aperto questa crisi su un problema di tenuta propria interna e soprattutto poi Lega e Forza Italia che l'hanno chiusa facendo cadere il governo che fino al giorno prima hanno sostenuto. Io credo che abbiano influito in questa scelta scellerata anche rapporti di politica internazionale che sono preoccupanti, perché escludere in maniera facile l'influenza della politica estera della Russia in Italia in quello che è avvenuto non mi pare saggio. Bisogna ricordare che Salvini ha avuto rapporti a maggio con Kostukov, che è il capo della diplomazia russa in Italia, sulla tenuta della rappresentanza dei ministri della Lega nel governo, che Berlusconi ha sentito l'ambasciatore russo il giorno stesso in cui il governo Draghi è caduto, il 20 luglio, e sappiamo dei loro precedenti rapporti e sappiamo anche dei precedenti rapporti del Movimento 5 Stelle con la Federazione Russa. Mi pare uno scenario inquietante che segna anche il senso della responsabilità verso un paese che aveva bisogno di restare saldamente in Europa e saldamente nei rapporti internazionali con il suo uomo migliore nel mondo. Non era questo il momento, avremmo votato fra pochi mesi, bastavano 5-6 mesi, ci saremmo arrivati preparati in maniera ordinata e avendo messo in sicurezza con un'altra legge di stabilità i nostri conti, anche un po' di sicurezza per i cittadini che per fortuna ancora beneficiano dell'azione di Draghi, che con un'interpretazione espansiva della ordinaria amministrazione ieri vara un decreto aiuti di 17 miliardi per lavoratori e pensionati. Ora però noi ci accingiamo a una campagna elettorale in cui il fronte progressista ha un punto di riferimento in Enrico Letta, è lui il nostro front runner. Facciamola pienamente questa campagna elettorale con serietà e responsabilità, impediamo la vittoria della destra e poi vediamo qual è la soluzione migliore per il Paese.